Circa 5 anni fa ci lasciava Pino Mango e tra 2 giorni, anzi il 22 novembre, esce il cofanetto Tutto l'amore che conta davvero, disponibile in 3 versioni, Deluxe Edition in 4 CD, Live Version in 3 CD e nella versione vinile LP che contiene le registrazioni dal vivo grazie a Radio Italia. A questo incontro straordinario abbiamo invitato ovviamente Laura Valente e Stefano Senati, che è uno dei promotori. Bene, io non starei a perdere tempo e se è arrivato il momento che tu ci racconti perché abbiamo deciso di pubblicare questo oggetto favoloso, perché è inutile che spenda io parole su Pino. Certo. Beh, intanto buonasera a tutti, grazie per essere venuti questa sera. Ci contavamo, non era scontato, siete venuti e bene, siamo molto molto felici di tutto questo. Perché è nato questo progetto? Ci sono tante risposte ovviamente a questa domanda. La prima, perché l'opera di Pino se lo merita, perché forse abbiamo fatto anche prima, perché mi sembra il minimo, ecco, mi sembra il minimo. Non era facile, almeno per noi, per me, per Filippo e Angelina, non è stato facile affrontare questo discorso, perché abbiamo dovuto fare un po' i conti con l'aspetto privato, quindi parchettare un attimo il dolore, dopodiché con grande gioia è nato questo progetto ed è nato da un discorso di amicizia, da un discorso d'amore, e quindi non è casuale che ci sia la parola amore nel titolo poi del cofanetto. È molto semplice quello che è successo, ve lo racconto esattamente come è successo. Poco meno di un anno fa mi telefona Alberto Salerno e mi dice, con i suoi modi impegnativi, allora dobbiamo fare qualcosa, basta, dobbiamo fare qualcosa per Pino. E dico, sì, cosa? Ma non lo so, inventiamoci un evento, inventiamoci qualcosa, ma è ora di fare qualche cosa per lui. Ed effettivamente io non vedevo l'ora che qualcuno me lo chiedesse, che qualcuno mi aiutasse. Lui mi ha detto, guarda, c'è Roberto Razzini che si unisce al nostro gruppo, chiamiamo Stefano Senardi, del quale mi pregio di avere l'amicizia da tempo. E insomma, si è creato questo comitato, diciamo, un comitato di 4 persone che insomma, ci siamo viste una volta ogni 15 giorni per mesi e mesi e abbiamo inventato. Intanto l'idea iniziale era quella di creare una giornata dedicata a Pino, quindi abbiamo trovato ospitalità nella Milano Music Week, infatti settimana prossima ci saranno 2 eventi dedicati a Pino nella stessa giornata. Però ovviamente l'esigenza era anche quella di avere qualcosa in mano, cioè un'uscita, era da troppo tempo che non c'erano uscite discografiche di Pino e tra l'altro la distribuzione su di lui un po' si era fermata, quindi si faceva fatica a trovare un po' del suo materiale nei negozi. E quindi io avevo già avuto un'esperienza brutta, nel senso che appena un giorno mi era venuto in mente di fare una cosa di questo tipo, subito mi hanno chiesto un inedito e io sono rimbalzata a casa, perché era una cosa che eticamente proprio non condividevo, l'idea di tirare fuori né io né Filippo né Angelina. E quindi pensavo, dico, vabbè, se non c'è l'inedito non troveremo mai nessuno interessato a fare un progetto di questo tipo. Invece Warner Italia coraggiosamente ha deciso di sposare questo progetto nonostante, ecco, la mancanza di inediti, ma probabilmente, ecco, si è convinta per la serietà del progetto, per come gliel'abbiamo esposto, per come l'avevamo in mente. Avevamo in mente proprio un compendio, una sorta di compendio di tutta l'opera di Pino attraverso un percorso fatto di 4 CD tematici. Uno, i grandi successi, si è scritto da solo, grazie a Dio, cioè Pino ne ha scritti tantissimi. Uno, i tesori nascosti, cioè tutti quei brani che non sono diventati singoli perché probabilmente non avevano le caratteristiche per essere dei singoli, erano delle opere artistiche troppo libere, troppo lontano dagli stereotipi, però proprio in quelle secondo noi si legge la creatività libera di Pino. Poi gli incontri, Pino ne ha avuti tanti, importanti, che hanno segnato la sua carriera, quindi dei duetti importanti, delle rielaborazioni importanti che lui ha fatto di canzoni di suoi colleghi, e poi come tralasciare l'aspetto live di Pino. Pino dal vivo era impressionante, perché aveva questa vocalità che riusciva a esprimere coniugando una tecnica mostruosa. Poi abbiamo stasera il maestro Pauzzi qua che ci racconterà forse più nello specifico. Eh sì, è certo, dopo devi parlare così. No, tu sei pagato per un mese, quindi
so, adesso a parte gli scherzi, fino veramente, ecco, dopo Demetrio Strato sei stato forse il primo a registrare un ricordo in un, no, faceva delle registrazioni di canzone a cappella usando 50 piste di voce e basta. È sempre stato un grande sperimentatore della voce perché aveva un grande mezzo. Spesso chi ha un grande mezzo diventa un tecnico della voce e fa fatica a veicolare le emozioni. Beh, non era il suo caso, perché lui, oltre ad essere uno straordinario cantante a livello tecnico, era anche un grande comunicatore. Cioè, lui riusciva ad emozionarsi e a passare queste emozioni immediatamente a chi lo stesse ascoltando in quel momento. Quindi l'esigenza era anche di avere qualcosa di live suo. Non ho trovato purtroppo registrazioni multitraccia, pensavo di averle, ma non le trovate. Abbiamo migliaia di CD di concerti di Pino, però registrati direttamente dal mixer, quindi non era un discorso che professionalmente era accettabile. Mi è venuto in mente che lui aveva fatto delle bellissime performance a serata bellissime nel corso degli anni, per cui ho chiamato Mario Volanti, che gentilmente ci ha messo a disposizione queste registrazioni multitraccia, e così abbiamo inventato un concerto che in realtà non c'è mai stato, però abbiamo scelto tutte quelle interpretazioni che erano quelle che lui riusciva a fare nell'ultima parte della sua vita, cioè molto unplugged, quindi accompagnato da strumenti acustici, e questo gli dava la possibilità probabilmente di dimostrare la maturità interpretativa a cui era arrivato nel corso degli anni. Quindi non era più solo la bella voce, i semifalsetto e tutte queste cose che lui sapeva fare perfettamente, ma era veramente il suo cuore dato al pubblico, la sua vita data al pubblico. Ecco, questo è il lavoro che abbiamo cercato di fare, ci sono delle foto inedite e tutto il materiale testuale contenuto nel cofanetto è tutto di Pino, manoscritto. Io quest'estate ho preso coraggio e ho messo le mani nelle sue agende, tantissime, perché lui ha scritto sempre tantissimo, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, e ho trovato dei tesori di inestimabile valore, molti dei quali li abbiamo pubblicati, così come li ho trovati nell'agenda, li abbiamo pubblicati nel cofanetto. Ecco, questi tesori di cui parla Laura sono i tesori nascosti, cioè quei pezzi che sono stati inclusi in questa collezione, che non erano mai diventati di punta, ma che adesso respirano d'arte libera e restituiscono quindi all'ascoltatore la sua essenza più intima e geniale. Chiederei a Stefano Senardi un pensiero, un ricordo riguardo a questo artista indimenticabile e indimenticato. Beh, allora, noi in primis non abbiamo mai lavorato insieme, perciò ho provato una volta io, il primo anno della Poligrama, portarlo a lavorare con noi. Ma forse non era il momento giusto, poi avevano anche degli altri obblighi contrattuali in quel momento. E poi invece qualche volta mi ricordo un giorno un po' particolare, attraverso Francesca Rubino, che è un'amica comune che ha lavorato e conosciuto Pino eccetera, mi ricordo una volta che due volte che è venuto in casa a farmi sentire un pezzo, due pezzi per un'eventuale andata a Sanremo, e poi un'altra volta che mi è venuta a chiedere dei consigli su un video, ecco, mi aveva molto colpito, mi capita ogni tanto, questa volta è capitato per grandi amicizie, per grandi, insomma, è uno di quegli artisti che conferma quanto importante sia la memoria. Io quando Laura mi ha chiesto se volevo occuparmi della cosa, ho risposto col cuore in mano, con grande entusiasmo, non ho nessun interesse diciamo materiale sulla cosa, un interesse sentimentale forte per l'amicizia con Laura e per un senso proprio di rispetto e di anche amore per l'artista, perché è un artista che anche forse per il modo tragico, assurdo in cui se n'è andato, e poi perché questo è un paese che purtroppo tutto il mondo, ma questo è un paese che è specializzato nel perdere la memoria. E secondo me la memoria è fondamentale, per cui io posso solo dirvi, e adesso poi voglio ringraziare un po' le persone che sono qua, però devo dirvi che sono molto anche commosso, sono onorato di essere stato coinvolto solo per amicizia
a farmi venire in mente delle cose insieme a loro e fare questa cosa che sento già che ci darà delle soddisfazioni, ripeto, sentimentali, perché qui non c'è nessun legame economico in ballo, ma è, io lo sento già nell'aria, quanta gente mi ha chiamato, mi ha fermato in questi giorni sapendo dell'uscita di questo prezioso cofanetto che è un gioiello, fino a sapere che ci sarà questo incontro delle scuole, con le scuole la settimana prossima, il 19, poi adesso il calendario io non sono più adatto, poi Laura mi spiega bene cosa succede il 19, e questa serata in cui si parlerà, si canterà, si canteranno le sue canzoni con bravissimi ospiti. Beh, penso che questo, e tutti i complimenti che ci stanno facendo, ci dice che ogni tanto bisogna, quando amiamo il nostro lavoro, muoverci anche nella direzione del cuore. Giustissimo. Grazie. Ciao, adesso Luca De Gennaro. Sì, Luca, il artistico della Milano Music Week. No, volevo solo che Luca ci mandasse un saluto. Siamo qua anche grazie all'entusiasmo di Luca, che si è indirizzato nel posto, perché da lì è nata anche l'idea di presentare un disco, poi il disco è diventato questo cofanetto. Luca, come sapete, settimana della musica, oltre a molte altre cose, nostro amico. Diciamo che la Milano Music Week, la settimana della musica di Milano, è la settimana prossima, ma è un lavoro di un anno di preparazione ai contenuti. E qualche mese fa, quando con Laura ci siamo parlati dell'eventualità di ospitare delle iniziative che riguardassero questo cofanetto, i 5 anni della scomparsa di Mango, io immediatamente ho detto a tutti i presenti qui: venite a pranzo insieme all'agricoltura d'Urbano, perché così vi faccio vedere questo posto bellissimo e ne parliamo. E comunque per me è un onore e un piacere avere questo evento, questo doppio evento all'interno del calendario della Music Week, proprio perché da una parte sarà quello della mattina di martedì, un evento di condivisione con gli studenti, quindi con la parte più culturale e divulgativa dell'opera di Mango, che per me è un grande artista di world music, continuo a pensare che sia quel tipo di caratura musicale lì. E poi la sera lo spettacolo al teatro della Triennale. Ci siamo scambiati dei lunghi messaggi vocali con Laura in questi mesi, e ripeto, per me è un fiore all'occhiello di tutta l'attività della settimana della musica il poter avere questo doppio evento, questa giornata dedicata a Mango. Quindi vi ringrazio di averci messo tutto questo impegno e di essere qui oggi. Grazie a te, grazie. Allora, Stefano diceva che non ha mai avuto l'onore di poter lavorare con Pino, ma qui invece abbiamo Alberto Salerno e Marmarionchi, che invece questo onore ce l'hanno. E quindi credo che sia doveroso avere anche da voi un pensiero. Devo dire, ce l'hanno avuto, sì, sono stata prima a incontrarlo. E devo dire che quando sono arrivata alla Fonic Cetra avevo esaminato tutto il materiale che c'era prima di me, e a un certo punto sentì dei provini di Pino. E io sono veramente rimasta stordita, la capacità del canto di Pino è inesorabile, cioè proprio non poteva fare null'altro che cantare. Mi ha veramente colpito e lì ho cominciato a cercare un gruppo di lavoro per poter fare il primo disco. E c'era Giulio Mogoli che lavorava con Alberto allora, e io proposi a loro due di fare la prima produzione di questo disco, che poi aggiunsero Paolo Luzzi, che era altro geniaccio, voglio dire, che e quindi nacque il primo disco con Oro e tutte le canzoni, poi verrà Sanremo con Lei Verrà, eccetera. Questo mi fa piacere, che a me alle orecchie allora le avevo pulite, oggi non so più come le ho le orecchie, perché insomma pulite. Però devo dire, sono molto felice di aver contribuito a che lui avesse quello che si meritava, non quello che gli è stato dato, quello che lui si meritava assolutamente. Con questo lascio il mio posto a Paolo Luzzi, che è più importante di me, dopo. La domanda è molto semplice, stiamo chiedendo a tutti un ricordo di questo grande artista, e credo che anche a te spetti, avendo collaborato lungamente con lui. Ho conosciuto Pino appunto dalla vita amara, perché abbiamo fatto Oro, il primo pezzo, che tra l'altro aveva un altro testo, e mi ricordo una litigata pazzesca,
di Mara in macchina per convincere Pino a cantare sto pezzo. E lui non voleva. Adesso non so se dico qualcosa che no, ti scomodo. L'ho fatta io. Tu hai fatto il ristorante? Sì, no, ma lo quando di Mara in macchina mi diceva una vena così. No, no. Al ristorante lui mi dichiara, doveva cantare alle 3 del pomeriggio, dice io il testo di Morrone lo canto. Esatto. Di ma vabbè, tu le dici con tutti, però una sera ha fatto impressione. Comunque abbiamo fatto questa cosa qui, in studio eravamo in due in realtà, a livello musicale. Eravamo io e Pino, quel pezzo lì l'abbiamo fatto in due. Sotto l'occhio vigile di Alberto, di Mara. Piero Bravin, Piero era fonico e Mogocchi non l'ho visto. Non l'ho visto. Lui l'ha cantata come per dire va bene dai, faccio questa grazia. Minchia, ha fatto una cosa meravigliosa che è rimasta nella storia, sono rimasto a bocca aperta come tutti quanti. No, era la voce guida, eh? Era la voce guida. Questa è la voce guida. Ha fatto due take. Un take, ma il primo era quello già buono. Sì, sì, ed è rimasto quello che c'è nella storia, perché poi ora un pezzo talmente bello, poi lui cantava, lui era magico, lui cantava il Mediterraneo, proprio si sentiva già allora, io quando l'ho sentito, io conoscevo Denis Rousseau nel passato che era in forma con noi, e lui era come Denis Rousseau, italiano, però c'aveva qualche cosa in più, vabbè era più magro perché quello era grossissimo, però lui era magico, tutto quello che diceva arrivava. Oggi si fa una fatica tremenda per capire quello che uno sta dicendo, perché insomma i testi sono una cosa molto importante. Alberto ne sa qualche cosa. No, scusa, posso aggiungere una cosa sui testi? Perché Pino scriveva in finto inglese, solo che pretendeva che se una cosa finiva in, cioè Inshallah doveva essere in, ma giusto. In, per cui era fare un testo con lui, era un mosaico. Perché dovevi trovare l'idea, ma e dovevi mettere tutta la sonorità del testo, e lui aveva bisogno che la sua voce fosse sonora. Ma noi stiamo parlando dell'83. 84-85. 84, oro era 84. Sì. Beh, già nell'84 l'intuizione di far scrivere con i suoni del finto inglese, ed è quello che fanno gli americani ancora oggi, gli americani lo fanno. Io quando sono stato a New York ho fatto un pezzo che cantavo in finto inglese, come tanti, come quasi tutti, però mi vergognavo, dico madonna adesso queste cosa capiscono, e invece no, io ho tentato a fare la 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 ma non mi veniva niente, e l'autore americano mi fa no, il finto inglese, perché a noi interessa il suono e noi con le parole andiamo vicino al suono, ed è esattamente quello che Mango aveva fatto con te. Comunque la cosa forte di Pino è che in studio doveva fare le voci, c'erano 5 giorni di voci, che poi erano 2 giorni diventavano, perché lui doveva dire, cantava, e lei di qua diciamo, io lui me la so, cioè, bellissima, figurati, ne faccio un'altra, uguale, precisa, Lino va bene, teniamo questa, no, ne faccio un'altra, se faccio 5 secondi teniamo sempre la prima, quindi cuore... scegli tu quella qui, perché hanno tutte quelle perfette. Il cuore lo metteva nella prima, no? Sì, ma lo metteva. Il cuore della prima era per me sempre la migliore. Ti ricordi dietro un sito di che c'era anche lui, si è accompagnato al piano, l'ha fatta in diretta. Sì. Col pianoforte avevo un anello, c'è stata la ciaccatura. E però abbiamo tenuto e detto, se cambiamo sta voce ti picchiamo. Allora ha ceduto e abbiamo tenuto la voce con la ciaccatura dell'accompagnamento al pianoforte dell'accordo. Ma poi, voglio dire, Alberto per esempio è stato un elemento importantissimo per Pino, perché io mi ricordo, perché io poi le cose le vedo un po' da fuori, perché il team di produzione vero e proprio era la produzione, per cui la casa discografica, poi c'erano gli animaletti che si avvicinavano, che ero io e altre persone ogni tanto entrava e usciva, però in quel periodo lì, io mi ricordo Lei Verrà, che è un pezzo comunque meraviglioso, perché noi lo portammo a Sanremo e tutti sono rimasti a bocca aperta, così diciamo, ma questo da dove arriva? E Alberto ha fatto il pezzo che si chiamava Lei Verrà su un provino, tanto per parlare del finto inglese, che si chiamava Il Chicago. Lui è stato veramente intelligente di tenere quella cosa lì, tradotto, e ha fatto un testo meraviglioso. Lui è veramente bravo. Non facciamoci complimenti. Ma intanto non andiamo avanti. Vabbè, voi che parlo dei difetti di oggi. No. Io volevo ricordare che alla realizzazione di questo progetto, che si chiama Tutto l'amore che conta davvero e che vi ricordo sarà disponibile dal 22 di novembre, oltre a Laura Valente hanno partecipato i figli Angelina e Filippo Mango,
il cui presente è l'ottimo Arturo Bertusi, in veste di art director e curatore editoriale della pubblicazione, e Lorenzo Cazzaniga, storico ingegnere del suono. Io volevo chiedere a Laura se invece ci voleva spiegare un po' più nel dettaglio quello che accadrà il 19. Allora, il 19 sarà una giornata che avrà un evento alla mattina e un evento alla sera, sempre con lo scopo di divulgare, soprattutto quello della mattina, divulgare l'opera di Pino e far conoscere gli aspetti che di lui sono meno noti. Quindi abbiamo pensato di organizzare alla Statale, all'Aula Magna della Statale, un incontro con gli studenti. Metà saranno studenti delle scuole secondarie, si chiama, no, scuole superiori, ormai faccio un casino, fa primaria, secondaria, i licei, soprattutto i licei musicali di Milano, e l'altra metà invece sarà aperta agli studenti della Statale e al pubblico. L'incontro si svolgerà in questo modo: ci sarà Mogol presente, che quindi racconterà la sua esperienza con Pino, racconterà l'importanza che Pino ha avuto nella sua vita e nella musica italiana. Dopodiché ci sarà il professor Maurizio Corbella, che si occupa di comunicazione nell'età moderna, di questi nuovi mass media, che darà una inquadratura artistica di Pino storica, quindi inquadrerà Pino in quello che era il momento storico in cui lui ha fatto successo, e questo darà la possibilità di capirne l'importanza. E poi io, nel mio piccolo, ho pensato che è il caso di parlare della voce di Pino, magari entrando un po' più in dettaglio, vista la sede, quindi siamo in una università, però proprio ascoltare dei file di brevi spezzoni di canzoni in cui c'è sperimentazione vocale. Allora farò ascoltare, ecco, il punto dove lui fa un ricordo, piuttosto che la canzone in cui lui si ispira al canto zigano, piuttosto perché lui ha avuto ispirazioni veramente di larghissima gamma, cioè dal canto zigano al canto partenopeo, al canto al rhythm and blues, al rock. E quindi, ecco, sarà una lezione un pochino più, in cui cercherò di addentrarmi un po' di più, in punta di piedi, ovviamente sempre, però cercando di mettere in risalto e far conoscere ai ragazzi questa sua espressività così complessa, così interessante, anche così interessante. Dopodiché, alla sera invece, ci sarà questo evento alla Triennale. Abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Milano, che già lo dà alla Milano Music Week, però insomma sono andata a parlare con l'assessore del Corno, che ho scoperto essere un fan di Pino, per cui ci ha messo a disposizione il Teatro dell'Arte della Triennale, e lì ci siamo inventati una serata che io non so come definire, so che cosa non è. Non è un concerto tributo, perché a Pino i concerti tributo non piacevano, e sinceramente neanche a me. Non è uno spettacolo teatrale, perché è vero che ci sono anche le parole di Pino, abbiamo usato anche dei testi di Pino, così come nel cofanetto, cioè questo aspetto suo, sia letterario che musicale, io vorrei che nel tempo venisse messo in risalto, per cui in questo evento faremo anche questo. Ci sono degli ospiti sicuramente, ne abbiamo scelti due, una voce maschile e una voce femminile. La voce femminile sarà Giorgia, che ha chiesto di cantare La Rosa dell'Inverno, e la voce maschile sarà Eugenio Finali, quindi due interpreti, due cantanti molto distanti, sia generazionalmente che intellettualmente, che come modo di espressione, che però hanno tutte e due una valenza molto forte, e tutte e due daranno sicuramente una rilettura interessantissima di questi brani di Pino. Cioè, io posso dire, Giorgia con La Rosa dell'Inverno sarà sicuramente un'esperienza emozionale pazzesca, e Finati ha chiesto di cantare Oro, cioè solo un uomo di grande esperienza, di grande spessore, secondo me, può affrontare una canzone che poi è diventata anche così simbolica per Pino. È stata una canzone che ha segnato la sua partenza e anche la sua fine dell'avventura su questa terra, ecco, quindi un pezzo di grande responsabilità, e Finati ha chiesto espressamente di cantare quella canzone. Saranno accompagnati da Carlo De Bei, che è stato negli ultimi 20 anni chitarrista di Pino, e da Saturnino, che è il nostro caro amico e si è messo a disposizione ed è un musicista straordinario. Dopodiché ci saranno altri ospiti, ci saranno i Cataclò, che sono, voi conoscete, mi auguro, una meravigliosa compagnia di danza moderna, tipo i Momix,
sono strepitosi. E poi ci sarà, io non potevo evitare il fatto che non ci fosse un po' di Basilicata in questo concerto dedicato a Pino, per cui ho chiesto ai tarantolati di Tricarico se avessero avuto voglia di partecipare. Ovviamente la risposta è stata entusiasta, e loro stanno preparando una bella situazione molto molto interessante. Dopodiché avremo Mara, avremo Alberto, avremo Stefano, avremo Mauro. Comunque ci sarà un momento in cui parleremo di Pino, racconteremo di Pino col supporto di video anche, no? Per farvi vedere i vari momenti importanti della sua carriera. Insomma, sarà una serata dedicata a lui. E io dico sempre, mi piace dire questa cosa perché così metto un po' i piedi avanti. Saremo inadeguati. Cioè, il talento di Pino meriterebbe il top del top, meriterebbe le cose più belle e super tutto numero uno. Non sarà così, perché noi facciamo quello che possiamo, io faccio quello che posso, però lo facciamo con tutto l'amore che conta davvero. Questo bravissima. Sicuramente. Ecco. Sei stata straordinaria. Grazie a Warner Music Italy e a Warner Chappell. Adesso c'è Patrizio Romano da qualche parte che mi sento di ringraziare per sì. Warner Music. Lui però è un orso e non ama troppo parlare. Invece Roberto Razzini, che è un chiacchierone, un pensiero, lo può dire, mi dispiace. Perché... Poi apriamo il microfono per le vostre domande. Buonasera a tutti. Ma io ho poco da aggiungere a quanto è già stato detto da Laura e dagli altri ospiti. Ho aderito immediatamente a questa sollecitazione perché ritengo doveroso che si possa omaggiare questo grandissimo artista, si possa tenere viva la sua musica e la sua memoria. Credo che farlo con la delicatezza che è stata fatta nella preparazione, che è stata messa nella preparazione di questo progetto discografico e dello spettacolo del 19 da parte di Laura e da parte dei tuoi figli, credo che sia una cosa molto importante per tutti noi. Noi abbiamo cercato, io perlomeno con grandissima disponibilità mi sono messo a disposizione proprio per cercare di fare il mio meglio. Però credo che sia doveroso tenere alta la memoria di un artista come Pino, della sua musica, e credo che tutti quanti noi ne possiamo beneficiare anche nel futuro. Quindi grazie Laura per questa iniziativa.